Ciao a tutti Cugge e ben ritrovati alla vostra Andrenicron, tutti in un nuovo episodio di Pokémon Ultrasole. Dobbiamo andare al parco del vulcano Wela per affrontare la prova di Kawe. Ma prima c'è un ragazzo qui che sta facendo addominali, ma è l'allenatore! Invece una lotta Pokémon deve essere più facile che aggiustare un pick-up. Sì, ma tu non stai aggiustando un pick-up, stai facendo degli addominali. Beh, sconfitto in maniera piuttosto sbrigativa, devo dire. Oh no, c'era un altro! Oh, Magnemite! Wow, wow, Magnemite, attenzione. Rogodenti e via facilmente. Sacro intanto sarà il 23, ottimo, ottimo. E dunque, vediamo un po', c'è uno strumento qui dietro. Ah, niente, questo si è ritirato ora. Non l'avevo visto l'altra volta. Oh, moneta amuleto. Dunque adesso qui dovrebbero esserci le Sudowoodo che si devono assolutamente spostare. Via. Vi faccio vedere l'Hydrum Z, Vabbè. Ah, pestiferi. Oh, ma quelli erano Pokémon incredibili, pensavo fossero delle piante. Non perdiamo la concentrazione, Zoe. Sono dei Pokémon chiamati Sudowoodo. Si fingono piante per evitare il loro punto debole, l'acqua. In che senso? Sarebbe davvero interessante fare una ricerca su questa forma di vita alquanto peculiare. I Pokémon di Lola sono veramente interessanti, ma lottare assieme a loro è un concetto che ancora mi sfugge. La soluzione più logica è affidarmi a una creatura che mi è più familiare, Poipol. Guardia? Darus, che maniere. Partire all'attacco così senza preavviso non è mica tanto educato. Ti prego di scusarlo. Comunque, ti va di lottare adesso? Spero che tu sia pronto. Poipol è una creatura completamente diversa dai Pokémon che puoi incontrare ad Alola. Che roba sarebbe? Oh, una nuova C. Non sapevo si chiamasse Poipol. Oddio, che tipo è? Fammi vedere. Veleno? Oddio, mica non lo so che tipo è. Non mi ricordo. Beh, andiamo con attacco da difesa X. Dice che non capisce come si fa a lottare con i Pokémon, però c'è difesa X lui. Mi pare anche giusto, mi pare. Aia. No bueno. Vado di nube, almeno nullifico il cambio di statistiche, perché non può essere, dai. È troppo. Vogliamo stallarla? Vogliamo stallarla sta lotta? Dimmi tu. Se la stalliamo e via. Non lo so. Partiamo col piede sbagliato. Ah, eccolo, è veleno. E fa anche male. Posso giocare sul fatto che sono più veloce e finirlo al turno successivo? Se ci sarà un turno successivo? Ottimo. Meno male che non ha fatto nessun... vabbè però. 60 punti ha recuperato, mica una cosa... mica una vita... mica tutti quanti, oh, dai. Accidenti, oh. Quanti punti c'ha? Allora, il suo veleno shock non dovrebbe mandarmi KO. Proprio per il pelo, proprio per due punti salute. Attacco d'ala e via. Mamma mia, ragazzi, è tosta, eh. Non è facile. Mi sa che devo livellare un pochino i Pokémon. Vediamo un po'. Non mi resta che condurre una ricerca sulle cause della mia sconfitta. Invece un sacco il tuo super cerchio Z. E quando brilla è davvero uno spettacolo. Non ho usato alcuna mossa di tipo Z. Come può brillare? Un momento, Zoe. Stai forse pensando che potrebbe essere la luce, la stessa luce che videro i nostri antenati? Boh, e come faccio a saperlo? Ciao, ci vediamo. Ultra pattuglia out. Anche il bimbo si gira a guardarli. Ok,
Ti estrambi con due allenatori. Che Pokémon strambo che avevano? E mi dai anche un regalo? Acqua magica. Ah, lo stadio Royale. Sì, c'è la battaglia Royale. Vabbè, farò quella e poi farò anche la prova di Kawhi, comunque sia. Diamo l'Idrim Z a Leopop. Ok, oh, perfetto. Così la prossima volta che ci serve una mossa d'acqua più potente. Oh. Allenamento, signora? Con suo figlio? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mi alleno sempre a danzare e a lottare. Il capitano Kawhi mi ha insegnato dei passi di danza. Va bene. Ora che lo so, la mia vita è completa. Oh, dei Pokémon pallone. Iglybuff e Jigglypuff. Mamma e figlia che hanno un Iglybuff. Dai, su. Oh, one shottato Jigglypuff. Jigglypuff che dovrebbe avere una difesa ferrea. Ma ci picchia. Che succede a questo gioco? Shottato con beccata, dai. Vabbè, Zacro, ragazzi, è una forza paurosa, cioè. Ok. Quindi ora dobbiamo andare allo Stadio Royale prima. Purtroppo. Sono cose che eviterei tantissimo di fare, però. C'è l'allenatore qui tutto solo. Che fai io? Oh. Sono un alleva Pokémon. Allevare Pokémon è il mio mestiere. Beh. Grazie. Il tuo nome non mi, non mi ha suggerito nulla. Ok. Oh mio Dio. Moz. Ehi, allenatore, mi daresti una mano? Vieni un attimo qui. Vieni qui. Ehi, come osi darci le spalle? Aspetta un po', tu sei quell'allenatore di Mele Mele. Questi ci sono ladri di Pokémon, li conosci? Sì, li conosco. Sì, è ovvio che ci conosci. Io sono Happy. Happy e Fiori? Ah, bella roba la vita in città. Ladri di Pokémon lasciati liberi di andarsene in giro come se niente fosse. Ah. Ma io non sono così indulgente con i ladroncoli. Tu occupati di quello lì. Ma che ladri e ladri, questi sono affari. Abbiamo fallito a Mele Mele e ci hanno spinto ad Akala. Questa volta però non ci ferma nessuno. Occhio allo scascascal. Forse è una delle migliori host mai create per un gioco Pokémon, questa. È una delle migliori, non la migliore. La migliore ce ne sono ben altre. Una delle migliori, sinceramente, sono... O meglio, c'è... la migliore non c'è, secondo me. Però una delle migliori, tra le migliori, è quella del finale di Pokémon rosso, verde, blu, giallo, rosso fuoco, verde foglia. Quella è una delle più belle, secondo me. Poi abbiamo la finale di Pokémon Rubino, Zaffiro e Smeraldo. Quella, ragazzi, pure è top 10 proprio. Nella top 10. Voilà. Master, scommetto che fremi dalla voglia di far assaggiare i tuoi zoccoli a questi farabutti. Fa pure se vuoi, rimettere in ordine ci penserò io. E ordarci la gamba e tanti saluti, occhio allo scascascal. Non so se è chiaro, il mio compare dice sempre occhio allo scascascal. Così ve lo ficcate bene in testa, che con noi non ci scherza, capito? Qualcosa. Ce la fai tornare a casa? Conosci la strada? Pare di sì. Beh, a quanto pare la strada la conosce, meno male. Grazie per il tuo aiuto. A proposito, come ti chiami? Andrea? Bel nome, mi piace. Mi piace anche come lotti, bravo. Io e Master siamo sempre in giro per le isole per realizzare il nostro obiettivo. Quindi di sicuro ci vedremo presto. Troverò anche il modo di sdebitarmi con te. Mods. Ho paura di Master, io. Ora che ci penso, Andrea, c'è proprio della Battle Royale? Uno come te di sicuro se la caverebbe a meraviglia. Anche Masdel è d'accordo. Sicuro? Ok, se lo dici tu. Non ho avuto modo di fare nulla. Ok, l'ho sconfitta agilmente. E vediamo un po'. Qui sotto cosa c'era? Non mi ricordo. Oh mio Dio, attenzione. Carica Tauros.
per una Pokéball. Oh, caramella rara, beh, fregate. Ok, e questo era quanto? Oh, una danzatrice di Alola. Benvenuto allenatore. Grazie. Grazie per avermi invitato. Oh, Oricorio, che carino. Non me lo ricordavo quello rosa. Hawaii. Ha perso, ma con dignità. E con stile soprattutto. Che è la cosa più importante. Ok, cambio Pokémon davanti che è Sacro. È ora che vada a riposarsi un pochettino. Sono indeciso se per la prova di Kawe usare Leopop o comunque sia... come dire... Slyla. Perché potrebbero essere Pokémon interessanti tutti e due per la prova. Ok, niente. Questo invece che devo andare via. Io me ne vado tranquillo, non ti preoccupare. Ecco solo qualche stemma del dominante. E uno è qui. Bene, ho ricaricato gli armati Pokémon, quindi ora possiamo andare a fare la sfida che ci attende allo Stadio Royale. Prima lo strumento, però, come sempre. Un Ultra Ball. Ho 12 Velox Ball ancora da utilizzare. Tra poco vedremo come impegnarle. Alla fine, gira e rigira, mi ritrovo sempre allo Stadio Royale. Forza Zero, sconfiggiamoli tutti. Dobbiamo diventare forti per poter proteggere ciò che ci sta più a cuore. Quella pazza di tua madre? Yeah. Ben arrivato! Chi è quella figura imponente e sicura di sé? Sono il paladino delle lotte, la mia missione è far conoscere al mondo lo stile della Battle Royale. Chiamami pure Mr. Royale! È lei, professore? Mr. Royale, ho detto. Il mio compito è insegnare le nuove generazioni l'antico stile di lotta tradizionale di Alola, la Battle Royale. Massima attenzione ora! Quattro allenatori si sfidano sul ring. Ognuno di loro ha a disposizione tre Pokémon. La sfida termina quando uno dei partecipanti non ha più Pokémon da mandare in campo. Tra le squadre rimanenti vince quella che ha mandato il capo più Pokémon e a cui sono rimasti più Pokémon in grado di lottare. Ho capito. Ha parlato un pochino veloce, ma... per vedere se hai capito come funziona, proviamo con un solo Pokémon a testa. Wow, è Mr. Royale, voglio lottare anch'io. Buttati, Hau, magari ti fai male e non rompi più le scatole. Molto bene, e tu, unisci per una sfida. Con me siamo in quattro, perfetto. Cosa, Iridio? Scoprire, sperimentare e assaporare ogni istante della grande avventura che si vive. Tutti pronti per la Battle Royale? Si comincia! In genere urlerei come un dannato, però sono le 4 del mattino, quindi... evito. Sì, praticamente ho continuato a registrare dallo scorso episodio. Oggi lo stadio è gremito e l'entusiasmo... è gremito? O è gremito? Non so dove cade l'accento, sinceramente. Ed ecco a voi gli sfidanti. All'angolo verde Andrea manda in campo Leopop. All'angolo giallo Hau manda in campo Torraket. All'angolo rosso Mr. Royale manda in campo Rockruff. E ultimo ma non per importanza, Iridio con tipo 0. Wow. Che la Battle Royale abbia inizio. Ok, allora, io sono cattivo. Oh, quanto lagga. Idrovortice abissale su Torraket. Meno male che l'ho fatto su Torraket e non su Rockruff. Rogodenti a me lo fai, ma sei tonto? Che problema hai? Hawaii. Oh, sì, lo vedo, lo vedo. Idrovortice abissale. Mm.
Mamma mia. L'incontro si conclude qui. Perché ho mandato K con un attacco solo? Allora, che te ne pare? Forte, no? Ma non l'ho capito. Complimenti per la sfida infuocata. Spero che porterai lo stesso ardore anche alla mia prova. Oh, chi si rivede? Kawe! Mi chiamo Kawe, sono il capitano di fuoco, di nome di fatto. Segui il percorso 7 e raggiungi il parco del vulcano Wela. Ti aspetto in cima. Porta con te Pokémon più forti. Ne avrai bisogno per completare il giro delle isole. Si parla un po' con il naso tappato lui. Andrea, come sta andando con le prove? Valutate insieme ai vostri Pokémon e divertitevi più che potete, mi raccomando. Mister Royale, come fai a sapere che siamo impegnati nelle prove? Ah, ho capito, hai visto i nostri ciondoli. Comunque mi sto divertendo un mondo con le lotte di Pokémon. E tu? Hai deciso di cimentarti nelle Battle Royale? Lo fai per allenarti o per trovare nuovi amici? Con Dioda! Lo faccio perché per me la forza è tutto. Senza forza non puoi proteggere ciò a cui tieni. Non sono qui per passare il tempo. Wow, beh, buon per te. Per me invece la cosa più importante è stare bene insieme agli altri. E poi tutti insieme si possono fare cose straordinarie. La lotta mi è piaciuta un sacco, le battute IA sono troppo divertenti e anche i miei Pokémon sembrano contenti. Ok. La prossima tappa è Parco del Vulcano Wela. Oh yeah. Andiamo senza perdere tempo allora, dai. Però ho come l'impressione che qui ci siano del. Eccolo infatti, va. Degli adesivi stavo per dire. E la Pokéball PS su. Bene, direi di andare a questo punto. Sì, ho un super cerchio Z. Ah. Ma è un Magmar quello? Era un Magmar, ho visto bene. Potrei affrontare subito la prova e poi andare a sfidare gli allenatori che stanno lì vicino. Ci sono allenatori nell'acqua. Bene, ragazzi, ci siamo quasi. Volevo distruggerlo, eccolo perché. C'era questo, infatti. Avevo visto qualcosa che luccicava. Direi di iniziare a cercare il Pokémon di fuoco. Eccolo qua, deve essere femmina però. Non posso un Salandit maschio, deve essere femmina. Perché sennò non si evolve in Salazzle. Tutto qui. Maschio. Via. Beh, nel frattempo che cerco Salandit femmina, comunque sia, combatto pure un pochino perché sennò non vado più avanti. 1 hour later. So già anche che soprannome darle. I maschi di Salandit sono del tutto in balia delle femmine, a cui offrono ogni preda catturata. Non si evolvono a causa della malnutrizione. Ok. Soprannome certo. Allora, il soprannome aspettiamo un attimo. Vediamo quali sono le sue statistiche, com'è la natura. Si chiama Ramona. Perché sapete, Ramona, la pantera di Cremona. Non è una. Sembra una battuta, ma in realtà è proprio così. Abilità corrosione, perfetto, volevo questa come abilità. Andiamo a vedere le stat allora. Si va su Psypoke Tools per vedere le stat. Si seleziona Salandit a livello 19, giusto? Attacco speciale 37. Ah, è bassino, è bassino. Velocità 40, stiamo a 36. Difesa speciale 22, stiamo a 20, dovrebbe essere 26, stiamo a 22. Difesa 22 dovrebbe essere 26. PS 52 dovrebbero essere 53, ma insomma, fa un po' cagare. Però intanto ci siamo. Sapete che faccio? Andiamo ad affrontare il capitano. Per il momento andiamo ad affrontare il capitano. Poi se è
Me ne trovo un'altra per conto mio, vi metto la foto e good game. Davanti abbiamo l'Iopap che non è neanche carico al massimo, ma va bene uguale. Benvenuti, mio nome è Kawe. Studio l'antica danza tradizionale di Alola con il mio Marowak. Il mio prova è piuttosto diversa da quello che ho affrontato finora, ma non per questo ti tirerai indietro, giusto? Certo che no. La mia prova richiede spirito d'osservazione. Dovrà individuare le differenze tra la prima e la seconda coreografia di danza. Bene, cominciamo! Guarda là che posa! Osserva con attenzione queste pose di danza. Cosa c'è di diverso rispetto a prima? E Marowak al centro. Una sfida contro Marowak, tanta bravura, ok. Andiamo con acqua getto, dovrebbe essere sufficiente. Corpo funesto. Allora sapete che c'è, come si fa? Potere Z. Uno delle due è uguale, quindi andiamo con quella più forte, in teoria. Marowak era così contento della tua risposta che ha deciso di concederti l'onore di una lotta. Secondo quesito. Osserva con attenzione queste pose di danza. I loro sguardi? Sì. Chi è? Il Montanaro? Sembra più un vulcano in eruzione, sembrava. Eric Montanaro, salve! Il Montanaro nella community Pokémon è diventato una specie di divinità. Così, totalmente a caso. Nella community italiana, non so in quella inglese. Il Montanaro era così contento della tua risposta che ha deciso di concederti l'onore di una lotta. Va bene, sì. Ultima coreografia. Ma che posa è? Mo' compare Salazzle. Ah no? C'è un Marowak per di più. Il Pokémon dominante. Ah, c'è Marowak. Non era Salazzle nello scorso Sole e Luna? Ok. Chi se ne importa? L'importante è combattere. Vado subito col potere Z proprio senza ritegno lo uso. Non mi interessa. No. Che sfiga! Vabbè però. Oh Marowakino mio! Sei quasi andato KO, eh. Ecco, prossimo attacco ti ci mando. Purtroppo non sarà di Lio Pop, perché Lio Pop purtroppo ora se ne va. Ciao ciao. Mando un Deathfather a prendere il danno. Non fare individuo, 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 non fare individuo. Non lo fare, non lo fare, non lo fare, non lo fare. Prende. Bravissimo. E anche questa prova, ragazzi, è andata. Si è conclusa in maniera veloce, senza troppi danni ai Pokémon. È stata abbastanza facile, sì, è vero, potrei migliorare ancora con attacco e difesa di Pokémon, tutti quanti. Dovrei migliorare i loro livelli. Però stiamoci calmi, stiamoci calmi. C'è tempo. Ha voglia di livellare nell'erba. Ah, incredibile, davvero eccezionale.
non solo sei riuscito a cogliere ogni minima variazione nella nostra danza, hai anche battuto il temibilissimo Pokémon dominante del vulcano come se neanche fosse. Chi se lo aspettava? Il Pokémon dominante proteggeva questo Pyrim Z. Prendilo pure, te lo sei guadagnato. E questa è la cosa per sprigionare tutto il suo potere. Grazie Marowak, avete fatto un ottimo lavoro. Tieni, voglio farti un regalo. Ti saranno utili se incontrerai dei Pokémon che ti piacerebbe avere in squadra. Oh, grazie. E d'ora in poi potrei farti dare un po' di passaggio anche da Charizard. Potrei volare dove vuoi in un istante. Ottimo, così potrei tornare a Melemele a prendere Pokémon dominante. Torna ai piedi del vulcano e mostra il primo Z all'aiutante delle prove che si trova davanti alla barriera del capitano. Bene, per noi è ora di esercitarci con la danza. Continueremo a ballare finché non capiremo cos'è potere Z, quel legame misterioso che si manifesta nella generazione tra gli allenatori e Pokémon di Alola. Ok, ciao. Bene, coinciderei che con questa vittoria si termina il video di oggi per Pokémon Ultrasole. E come sempre vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione c'è sempre il link per Twitter. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Io mi cerco un altro po' a Salandit se riesco a trovarla in tempi comunque sia umani. E ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye!